A proposito di campioni dello sport, ci colleghiamo con un campione dello sport italiano e qui, eccolo lì, direttamente da casa sua, Massimiliano Rosolino. Ciao Massimiliano, testimonia del WWF. Oh. Ma cos'è quella cosa pelosa che esce? Chi è? Presentamelo o là? Bella, come? Là. Bella si chiama? Ma pure il nome dei cani, sai, Rossella, ma tu sei tutto, ma io non lo Ma di so. Massimiliano so tutto. Ma tu sei tutto di E tutti. sta in camera delle bimbe in questo momento lui. Sei in camera delle bimbe? Prendimi una, sì, è vero, prendimi una bamboletta dietro, vediamo. Sì. Vuoi dire la bamboletta, ma vera o quella No, la bambolina? finta. Cosa vuoi vedere? No, finta, Va finta. bene, questo, va Sei bene. bellissimo, sei bellissimo. Massimiliano, grazie di essere No. venuto come testimonial del WWF. Il WWF ha lanciato una campagna di sensibilizzazione proprio fino al 24 maggio, il mondo che verrà promosso proprio dal WWF. E quindi una maniera per essere tutti quanti noi sensibili con il WWF, alzando le nostre palette con le nostre emoticon. Tanti sono i personaggi che tu hai conosciuto. E quindi vorrei commentarli con te. Allora, Massi, allora, guarda tutti questi personaggi, vorrei partire da un tuo collega che ultimamente è tanto sulle riviste, perché sta per diventare papà, Filippo Magnini. È vero, meno male, dai, una bella notizia. Ricordiamo insomma che ha avuto un paio di anni veramente durissimi, che ha chiuso in bellezza, trionfo insomma, sportivamente, umanamente, da uomo. Adesso si dovrebbe sposare. Per fortuna, insomma, la cosa più bella è che arriva un bambino o una bambina. Quindi credo che non poteva finire meglio, insomma, una storia così lunga. Allora, Filippo, secondo me, insomma, come me, ma più di me, secondo me è molto vanitoso, va bene? Quindi, se c'è una figurina che si potrebbe mettere vicino, ce l'hai? Allora, vanitoso, Angiolè, vanitoso, sì, ce l'ho, eccolo qui. Beh, Da? però anche tu. No, allora, Panito, ti spiego anche perché. Dimmi. Allora, sai, in questo periodo, no? Abbiamo fatto tutti quanti un sacco di dirette. E vabbè, chi lo può sapere meglio di te? Sei una diretta vivente. Però, tu però ho notato una cosa, che non hai usato nessuna luce che ti potesse, diciamo, migliorare. Già si pelle. Ma boh, no, non sei caduto in questo tranello. Io invece sì. E mi sono anche divertito, ovviamente, principalmente per fare qualche foto, e ho visto che anche Filippo in questo periodo, wow, pareva spianato, cioè esagerato, cioè non c'aveva un capello fuori posto. Cioè, io non lo so se è vicino di casa, magari è un parrucchiere, però è stato incredibile. Secondo me è Giorgia che l'ha reso più bello. Intanto guardatevi al TG2 dove c'era una amichevole competizione. È stato un onore per me gareggiare insieme a Pippo. Non ci siamo scontrati agli invernali. È stato carino vedere beccarlo in finale. Io ho visto che Peter non ce la faceva a prenderlo e qui ho detto cerchiamo il secondo posto. Ma sì, conosciamo tutti che cagnaccio è cagnaccio, quindi. Mamma mia, due Ma che bello, che ragazzini! bello! Due ragazzini! Due ragazzini. Non era ancora tanto fashion victim, va bene? Nessuno dei due lo Esatto. era. No, qui abbiamo Però davvero una sicuramente è ragazzina che è stato. Victoria Mihailovic, ecco perché subito inquadrata, ma inquadriamo il ragazzino Lorenzo Farina. Il bambino, Il pupo di Beppo. Vieni da Sì, me. allora guarda Caterina, io quando ero piccolo fare nuoto era facile, ma mandava, pagava la retta in piscina, ti scrivevi, zazà, nuotavi. Oggi non è così. E ho preparato un meme, li hai visti i nuotatori? Mo' ti faccio vedere il meme e capirai dove vado a parare. Mamma, voglio fare nuoto! Ok tesoro, ti scrivo i casting! Guardali! Caro Rosolino, prossimo personaggio da commentare è Milly Carlucci. Milly Carlucci che ti ha presentato Natalia Titova, prego. Primo giorno di scuola, eh? Primissimo, primissimo. Quanti anni sono che non hai un primo giorno di scuola? Circa 10, 10 anni. E direi che comunque a scuola devi vedere i miei amici, adesso devi vedere, diciamo, una classe intera, nuova, nuova, perciò
mi auguro che vada bene, un po' emozionato, però ci vuole. Da buon sportivo l'emozione fa parte del gioco. No, io questo non ci posso credere che tu sia ancora emozionato. Senti, 10 anni di carriera come la tua, incredibile. Una maestra che tu hai visto nelle passate edizioni molto bella, molto brava, che tu dici magari mi capitasse una così. Ma dipende, io mi immedesimo un pochettino nell'essere atleta, perciò voglio un allenatore che sia bravo, preparato, esigente, però comunque sappia tirare un pochettino il lato umano. Mi piaceva molto la mora fantastica Natale, lei era la mia preferita perché logicamente mi dava un senso di grandissima serietà. Galeotto fu ballando con le stelle. Hai capito, vabbè ragazzi, Milly Carlucci number one. No, aspetta uno. Che ce l'ho, numero uno, number one a Milly Carlucci. Vabbè, ragazzi, eccolo. Cioè, non gli sfugge niente, cioè non l'ho mai vista con l'occhio stanco, non l'ho mai vista dire ho fame, ho sete, ho sonno, non vedo l'ora che arriva il weekend, cioè sempre pronta, ma è un cyborg. Un cyborg. Il prossimo personaggio, scusa, vorrei commentare proprio tua moglie, Natalia Titò. No, tua moglie no, vi siete sposati, no, la tua compagna di vita. No, ancora no. Aspettate. Natalia Titova. Con Natalia sono nate 2 bambine. Devo dire che in questa quarantena vi è successo di tutto. E qualcosa è stato anche filmato. Senti, ma com'è Rosolino a casa? Guarda, lui ha 2 ruoli. Uno che gioca con bambini, un giocatore come loro, più o meno arriva a 8 anni. Okay? Anche lui si sporca più di loro alla fine, poi improvvisamente ricorda che lui è capo di famiglia e deve mettere regole. Ah. Cioè, continuando a giocare, adesso basta, dormire, denti, lavare, dormire. Cioè, questo passaggio tra un bambino che gioca a papà, però noi facciamo credere che lui decide tutto. Con la moglie russa poi. Sì, lui lo sa che quelle che dici, ok. Si fa. Tanto non ci sta mai a casa. Rosalì, ma dove sei? Sempre a nuoto, cioè sempre nell'acqua. Dove stai? No, non è vero. Anzi, oggi è un giorno speciale perché io sia oggi che domani, come si dice, sono molto felice per 2 motivi. Perché stamattina la Titova è andata al parrucchiere dopo 2 mesi, va bene? Quindi serena. E domani invece vado in bicicletta io 5 ore, quindi sono sereno anche domani, capito? Che emoticon vogliamo dare a tua moglie, a Natalia? Fammi vedere. Insopportabile, matrimonio, angioletto, cattivello, deludente, che noia, non mi piace. No vabbè, dagli il matrimonio, almeno sulle mogli ce lo puoi dare. Fatti lanci di agenzia, matrimonio, in vista, Massimiliano Rosolino sta per sposare Natalia Titova. Sto tranquillissimo. Sto tranquillissimo, è tutto a posto. Prossimo personaggio invece è Rovazzi, hai avuto a che fare con lui, hai nuotato con lui? No, purtroppo no, non ho nuotato con lui, altrimenti l'avrei affogato. Perché è presente quando ho fatto la canzone andiamo a comandare? Aspetta, cioè, vediamo se ce l'abbiamo. Andiamo a comando. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ho la testa che gira come kebab. Spengo la musica dentro. Sì, vieni da me! Quindi, Rosolino? Insopportabile. Già come insopportabile? Insopportabile. No, ma ti voglio bene. L'ho ascoltato per milioni di volte, però proprio non ce la faccio più. Cioè, voglio bene. Ti voglio bene, veramente. Ti mando un video, però ce la faccio. Giusto... Vittoria, tu eri un po' piccolina forse, te lo ricordi? Andiamo a comandare, te lo ricordi? Sì che se lo ricorda, è 3 anni fa, ragazzi. La sua memoria, mio fratello tutto il giorno, andiamo a comandare, mio fratello piccolo. Ma anche mio figlio, ma anche io amo, ragazzi. Per me non sei così. Vittoria. Ma scusami, le tue figlie cantano sempre questa? No, solo questa, per carità. Adesso ci abbiamo altri incubi. Però, insomma, le bambine sono straordinarie perché le canzoni, no? Questi tormentoni ricordano ogni singola parola, ma anche se l'ascoltano una volta.
e poi gli chiedi i verbi, i numeri in inglese a scena muto. Cioè, ma... Ah, vedi? Eccole le goccioline, le perfide, le mie perfide. Sofia e Vittoria, vi hanno messa a dura prova con i compiti e abbiamo le Mamma, prove. A dura prova? Ma quando finisce la scuola? Madonna, veramente. Cosa dobbiamo fare qua? Matematica? Fa la cosa, chiama ai nonni, va, ciao nonni. Maestra, sto per fare il mio esercizio, vero Sofì? Uno è tutto mio, vediamo se scopri qual è. Direte, ma la maestra sta su Instagram. Non lo so, ma vediamo. E soprattutto voglio il voto. Un voto per forza. Per due giorni la si trova non giusta. Tutti insieme. Perché con questa voce qua. Ma dove sono le bambine? Sofia, Vittoria, dove siete? Entrate in camera vostra! Sofia, Vittoria, mi sto confondendo, scusate, non vado in discoteca dal giorno del mio compleanno, in realtà neanche il giorno del mio compleanno, ero in casa che ballavo da sola, prego. Siamo già in collegamento con la famiglia Rosolino Titova. Allora, abbiamo visto la piccola Vittoria, fatecela rivedere ancora una volta. Ragazzi, come state? Siete una famiglia meravigliosa. Devo rispondere io, rispondi tu Natale, è meglio. Lui sta bene perché la sua vita non è che è cambiato tanto, secondo me. Ecco, e qui cominciamo subito a mettere in chiaro le cose. Questo che significa, Natalia? Che praticamente lui non fa niente? No, si impegna, però... Io ho dichiarato una cosa, Lorella, che da quando è nata Vittoria la mia vita è migliorata. Uno, perché dormo da solo insieme a Sofia nella mia stanza, perciò suite a 5 stelle. E due, perché ovviamente faccio tutto, ma solo per 24 ore alla volta. Capito? 24 ore, poi stacco, faccio il 48, capito? Come servizio militare. Che personaggio che sei, Rosolino! Ma che bello! Ma io ero convinto, quando ho visto il filmato, ho detto, ma quella non è Vittoria, quella è Sofia. Invece no, era Vittoria, vedi, uno non riconosce i figli. Guarda che era vero. Bambino, dovete essere orgogliose di papà, sì. Visto che è protagonista e testimonia del WWF, perché è importante, esatto, poter... Esatto, ricordiamo, il mondo che verrà, abbiamo parlato di bambini, no? Esatto. E ovviamente se vogliamo avere un futuro che sia, come si dice, non dico il nostro immagine e somiglianza, speriamo molto meglio, dobbiamo salvaguardare quello che abbiamo, non c'è un altro pianeta al momento, quindi... Dobbiamo cercare di fare cose piccoline. Cosa possiamo fare per migliorare il nostro pianeta? Rispettare le regole. Va bene? Brava. Già va bene. Non faccio altre domande, va a finire che risponde male, quindi va bene la prima. No, però si può andare sul sito del WWF e tutti noi possiamo dire cosa potremmo fare per migliorarlo. Quindi... Ma cose piccole, esatto, cose piccole, da voglio dire, adesso ci sono le mascherine, cerchiamo di buttare nel posto giusto le cicche di sigarette sopra le spiagge, ci ricordiamo della spiaggia soltanto adesso che arriva l'estate, la spiaggia, il mare, insomma tutto quello che... Sì, vai, cosa vuole dire Sofia? Se no, sinceramente ha detto no, devo andare, sai perché? Perché ti vuole vedere sul televisore grande, hai capito? No, ma falle venire, lo sai perché? Perché adesso c'è Maxim, fa un gioco per loro. Allora,